Nel corso degli ultimi 12 mesi, in qualità di commissario straordinario di governo, in stretta collaborazione con i quattro presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e con i 138 sindaci coinvolti, abbiamo lavorato per la ricostruzione e la rinascita dei territori dell'Appennino colpiti dal terremoto del 2016. C'è in campo un grande e decisivo lavoro di squadra. Solo nel 2023 sono stati liquidati 1 miliardo e 300 milioni per la ricostruzione privata, più 37% rispetto al 2022 e più 73% rispetto al 2021. Proprio la ricostruzione privata è stata data priorità per riportare i cittadini nelle loro case e il superbonus 110 per tutta l'area del territorio colpita dal sisma è stato garantito fino al 31/12 del 2025. Per la ricostruzione pubblica sono stati stanziati complessivamente quasi 4 miliardi che andranno a finanziare oltre 3.200 interventi. Solo nel 2023 per le quattro regioni sono state finanziate 1.000 opere per quasi 1 miliardo di euro. Tra queste, per oltre l'80%, abbiamo già avviato le procedure di progettazione. Ebbene, nel 2023 sono stati stanziati oltre 500 milioni di euro per oltre 1.400 progetti, finanziati con particolare riguardo alle microimprese, ai progetti di investimento innovativi, terzo settore e nuovi modelli di economia circolare. Si lavora per un territorio più sicuro, più sostenibile e connesso, nell'ottica di una rigenerazione che attraverso la ricostruzione sappia contrastare la crisi demografica. Nel grande lavoro di riprogettazione del futuro c'è bisogno di individuare delle direttrici di sviluppo, il digitale, le scuole, le strade e l'energia per costruire un Appennino contemporaneo. Intensificare la connettività, velocizzare la digitalizzazione dei processi e sviluppare un sistema di monitoraggio avanzato dei territori renderà il cratere più sicuro e più connesso. Nel 2023 si sono sbloccate progettualità per 168 milioni nell'innovazione digitale, con l'intesa e la volontà di rendere l'Appennino centrale attrattivo per nuovi investimenti che generino posti di lavoro. Ricostruire le scuole affinché i giovani possano crescere e studiare in sicurezza. Per questo è stato sbloccato l'accordo quadro relativo a 228 interventi di edilizia scolastica per un valore di quasi 900 milioni di euro. Con 62 milioni stanziati per i centri di ricerca universitari, è chiaro l'intento di fondare sulla ricerca scientifica e sull'innovazione, lo sviluppo di territori carichi di tradizioni e proiettati nel futuro. La rinascita passa anche per una nuova strategia di accessibilità al cratere, superare l'isolamento e grazie al piano per lo sviluppo delle infrastrutture stradali, con lavori avviati nel 2023 per 1 miliardo e 100 milioni di euro, questa prospettiva sta diventando realtà. Le energie di tutti portano una nuova energia. Gli edifici nuovi o recuperati stanno generando un risparmio energetico dalle proporzioni inattese. Si stima un minimo di 82 milioni a un massimo di 152 milioni l'anno di minor consumo. Inoltre, grazie a un finanziamento di 68 milioni di euro e al coinvolgimento di 64 enti territoriali, sono nate 22 comunità energetiche rinnovabili. Gli investimenti in essere e quelli che verranno testimoniano l'esistenza e il valore di un nuovo modello di sviluppo dell'Appennino centrale, un modello già riconosciuto a COP28 a Dubai come una buona pratica internazionale. Vogliamo costruire il posto migliore in cui vivere e lo stiamo facendo insieme.